Iscriviti al canale e non dimenticarti di cliccare sulla campanella per ricevere le nostre notifiche ogni volta che esce un nuovo video. Siano dato Gesù Cristo, benvenuti fratelli e sorelle in questo 26esimo giorno e meditazione attraverso il libro della Vergine Maria nel regno della Divina Volontà. La Regina del Cielo nel regno della Divina Volontà, l'ora del dolore si approssima, dolorosa separazione. Gesù e la sua vita pubblica e apostolica. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi, come tuo caro figlio, nelle tue braccia per chiederti con i sospiri più ardenti, in questo mese a te consacrato, la grazia più grande che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi come figlio tuo a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato da figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido ciò che guidi i miei passi nel regno del voler divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti consegno la mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno tuo. Perciò ti prego di illuminarmi per farmi comprendere cosa vuol dire volontà di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Mamma mia, ti amo e tu amami e dammi un sorso di volontà all'anima mia. Dammi la tua benedizione affinché possa fare tutte le mie azioni sotto il tuo sguardo materno. Luisa, eccomi a te, di nuovo, mia mamma, regina, oggi il mio amore di figlia verso di te mi fa correre per essere spettatrice, quando il mio dolce Gesù, separandosi da te, prende la via per formare la sua vita apostolica in mezzo alle creature. Mamma Santa, so che soffrirai molto. Ogni momento di separazione con Gesù ti costerà la vita, ed io, la figlia tua, non voglio lasciarti sola, voglio asciugarti le lacrime, e con la mia compagnia voglio spezzare la tua solitudine, e mentre staremo insieme, tu contenterai, continuerai a darmi le tue belle lezioni sulla divina volontà. Lezione della Regina del Cielo. Figlia mia carissima, la tua compagnia mi sarà molto gradita, perché sentirò in te il primo dono che mi fa Gesù, dono formato di puro amore, prodotto dal suo e dal mio sacrificio, dono che mi costerà la vita del figlio mio. Ora prestami attenzione, ascoltami, senti figlia mia, per la tua mamma incomincia una vita di dolore, di solitudine e di lunga separazione dal mio sommo bene, Gesù. La vita nascosta è finita ed egli sente l'irresistibile bisogno d'amore, di uscire in pubblico, di farsi conoscere e di andare in cerca dell'uomo smarrito nel labirinto della sua volontà. In preda di tutti i mali, il caro San Giuseppe era già morto. Gesù partiva ed io restavo sola nella piccola casetta. Quando il mio amato Gesù mi chiese l'obbedienza di partire, perché non faceva mai nulla se prima non me lo diceva, io sentii lo schianto nel cuore, ma conoscendo che quella era la volontà suprema, io dissi subito il mio fiat. Non esitai un istante con il fiat di mio figlio e il mio ci separammo. Nella foga del nostro amore mi benedisse e mi lasciò. Io lo accompagnai col mio sguardo finché, protetti e poi, ritirandomi, mi abbandonai in quel voler divino che era la mia vita. Ma, o potenza del fiat divino, questo volere santo non mi faceva perdere mai di vista mio figlio, né egli perdeva me, anzi, sentivo il suo palpito nel mio e Gesù sentiva il mio nel suo. Figlia cara, io avevo ricevuto mio figlio dal voler divino e ciò che questo volere santo da me non è soggetto né a finire né a subire separazione. I doni suoi sono permanenti ed eterni, quindi mio figlio era mio, nessuno me lo poteva togliere, né la morte, né il dolore, né la separazione, perché il volere divino me lo aveva donato.
Quindi la nostra separazione era apparente, ma in realtà eravamo fusi insieme, molto più che una era la volontà che ci animava. Come potevamo separarci? Ora tu devi sapere che la luce della divina volontà mi faceva vedere come malamente e con quanta ingratitudine trattavano mio figlio. Il suo passo lo rivolse verso Gerusalemme. La sua prima vista fu nel Tempio Santo, nel quale incominciò la serie delle sue predicazioni. Mai dolore, la sua parola piena di vita, portatrice di pace, d'amore e di ordine, veniva mal interpretata e malamente ascoltata, specie dai dotti e sapienti di quei tempi. E quando mio figlio diceva che era il figlio di Dio, il Verbo del Padre, colui che era venuto a salvarli, l'avevano tanto a male che con i loro sguardi furibondi lo volevano divorare. Oh, come soffriva il mio amato bene Gesù! La sua parola creatrice, rigettata, gli faceva sentire la morte che davano alla sua parola divina, ed io ero tutta attenzione, tutt'occhio nel guardare quel cuore divino che sanguinava e gli offrivo il mio materno cuore per ricevere le stesse ferite, per consolarlo e dargli un appoggio nell'atto che stava per soccombere. O quante volte, dopo aver spezzata la sua parola, lo vedevo dimenticato da tutti, senza che nessuno gli offrisse un ristoro. Solo fuori dalle mura della città, all'aperto, sotto la volta del cielo stellato, poggiato a un albero, a piangere, a pregare per la salvezza di tutti. Ed io, la tua mamma, figlia cara, dalla mia casetta piangevo insieme e nella luce del Fiat Divino gli mandavo le mie lacrime per ristoro, i miei casti and blessing e i miei baci per conforto. Quindi il mio amato figlio, nel vedersi rigettato dai grandi, dai dotti, non si arrestò né poteva restarsi. Il suo amore correva, che voleva le anime, onde si circondò di poveri, di afflitti, di infermi, di zoppi, di ciechi, di muti e di tanti altri mali di cui erano oppresse le povere creature, tutti immagini dei tanti mali che aveva prodotto la loro umana volontà. E il caro Gesù sanava tutti, consolava, istruiva tutti, sicché divenne l'amico, il padre, il medico, il maestro dei poveri. Figlia mia, si può dire che furono i poveri pastori, quelli che con le loro visite lo ricevettero nel nascere, e sono i poveri che lo seguono negli ultimi anni della sua vita, qua giù, fino alla sua morte. Perché i poveri e gli ignoranti sono i più semplici, meno attaccati al loro giudizio, e quindi sono i più favoriti, i più benedetti e beniamini del mio caro figlio, tanto che sceglie i poveri per scattori, per apostoli, come colonne della Chiesa futura. Ora, figlia mia carissima, se ti volessi dire ciò che però è soffrì mio figlio e io con lui in questi 3 anni della sua vita pubblica, sarei troppo distesa. Nel Fiat ci separammo, io dal mio figlio, e il Fiat mi diede la forza di farne il sacrificio. Quello che ti raccomando è che in tutto ciò che puoi fare e soffrire, il Fiat divino sia il tuo atto primo e ultimo, così troverai la forza per tutto, anche nelle pene che ti costano la vita, se il tutto chiuderai nell'eterno Fiat. Perciò, dalla parola alla tua mamma, che ti farai trovare sempre nella divina volontà, così anche tu sentirai l'inseparabilità da me e dal nostro sommo bene Gesù. Luisa, mamma dolcissima, quanto ti compatisco nel vederti tanto soffrire, te li prego, le tue lacrime e quelle di Gesù, versale nell'anima mia per riordinarla e chiuderla nel Fiat divino. Oggi, per onorarmi, mi darai tutte le tue pene per compagnia della mia solitudine. In ogni pena metterai un ti amo a me e al tuo Gesù per riparare, per quelli che non vogliono ascoltare gli insegnamenti di Gesù. Mamma divina, la tua parola, quella di Gesù, scenda nel mio cuore e formi in me il regno della divina volontà. Finalmente è uscito il mio libro, La mia esperienza di conversione a Medjugorje nel 2012, attraverso questa estasi con Gesù Cristo. Potrai scaricare il mio libro gratuitamente dal mio sito, troverai il link in descrizione, e ti abbraccio e ti porto nelle mie preghiere.